Buonasera a tutti, eccoci di nuovo nella mia serra. Approfittiamo delle temperature elevate di questi giorni per iniziare ad annaffiare almeno le semine che sono a secco dal mese di ottobre, mentre le piante adulte dovranno aspettare qualche altra settimana. Per irrigare utilizzo il sistema dell'immersione. Ho realizzato queste vasche in policarbonato, tutto materiale riciclato ovviamente, che hanno il carico dell'acqua, acqua proveniente da un serbatoio per il recupero delle acque piovane, e hanno uno scarico. Gli scarichi di tutte le vasche sono poi convogliati in un collettore che porta via le acque di risulta. Ovviamente per prima cosa tappiamo la vasca, togliamo il filtro che ferma le particelle più grossolane e mettiamo il tappo controllando che sia ben premuto. Per questa prima irrigazione approfitteremo anche per fertilizzare le semine utilizzando un dosaggio abbastanza basso e poi nelle volte successive aumenteremo la dose. Per diluire correttamente il fertilizzante, che è in forma granulare, utilizzeremo questa bottiglietta che ci aiuterà a diluirlo meglio nella vasca. Misurino artigianale che ci dà la quantità giusta. Aggiungiamo un po' di acqua tiepida che ci aiuta a sciogliere meglio il prodotto. Agitiamo finché non notiamo più granelli nel liquido. Ecco qui, direi che ci siamo. Iniziamo a far scorrere l'acqua lentamente per non schizzare in giro. E in prossimità del getto versiamo l'acqua miscelata col fertilizzante in modo che venga distribuita in tutta la vasca. Pochi secondi e la vasca sarà piena. Riempiamo anche le altre vasche aggiungendo sempre il fertilizzante. Ecco qui. Le vasche sono tutte piene. In pochi minuti abbiamo terminato il riempimento. Alcune semine sono già inzuppate. Questo sistema, che ormai utilizzo da molti anni, presenta molti vantaggi a mio parere. Infatti, oltre a dare la possibilità di annaffiare contemporaneamente centinaia di piante, consente, nel frattempo che l'acqua venga totalmente assorbita, di poter svolgere ulteriori lavori nella serra. Bene, sono passati una decina di minuti, le vaschette sono ben inzuppate,
Quindi non ci resta che aprire lo scarico, avendo cura di mettere il filtro per fermare le particelle più grossolane. Anche per questa sera è tutto. Ci rivediamo alla prossima occasione.